Stefano Albertini, Ivan Tenca, Lucio Dazzanche. Tre piloti, tre gare, tre vincitori, un solo evento, il Rally ACI Como ETV, disputato lo scorso weekend sulle strade comasche con l'arrivo in piazza Cavour sabato sera. Il 36esimo trofeo ACI Como, tappa dell'italiano WRC, è andato al bresciano 31enne Stefano Albertini, in coppia con Danilo Fappani sul Ford Fiesta WRC. Albertini ha subito imposto un ritmo indiavolato alla gara, controllando a distanza gli avversari per tutti e due i giorni. Alla fine del primo giorno di gara solamente il comasco Corrado Fontana, Hyundai i20 WRC, stava al suo passo, ma si è arreso al secondo giorno per una foratura. Alle spalle di Albertini lotta serrata tra i vincitori 2016 e 2015, Marco Signor e Manuel Sossella. Alla fine la spuntata Signor, secondo, Sossella chiude il podio davanti a Paolo Porro, primo dei comaschi. La seconda gara in programma, il quarto rally nazionale ACI Como, è stato vinto dal comasco Ivan Tenca, in coppia con Moira Lucca su Skoda Fabia. E infine Lucio Dazzanche, già campione europeo di categoria, ha vinto il primo rally di Como storico con Egle Vezzoni su Porsche 911. Tre gare in una, i piloti sono stati tutti molto contenti, è un percorso molto selettivo per quello che vengono a Como, perché sono bellissime strade, sono strade impegnative che mettono a dura prova gli equipaggi e le vetture. È andato tutto bene, quindi questo è quello importante. Siamo in piazza Cavour per la premiazione, c'è tantissimo pubblico, siamo veramente soddisfatti.